Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova diretta. Non so se mi sentite, oggi stiamo facendo un po' un esperimento dal mio lato, quindi sto sperimentando un modo un po' nuovo di fare la diretta. Se mi sentite su YouTube mi fate magari sapere con un messaggio nella chat, sarebbe ottimo. Vediamo se mi vedete. Ok, io riesco a vedermi. Se c'è qualcuno, magari mi può scrivere un messaggio. Ok, perfetto, grande Samuel. Bene, oggi sto facendo un po' un esperimento con questa diretta. Spero che vada tutto bene. Vi spiegherò tra pochissimo, diciamo, qual è la sorpresa, diciamo, nuova del canale. Insomma. State collegati per sapere quale sarà. Allora, intanto cominciamo da capo. Questo è il mio canale i2L, per chi non lo sapesse, io mi chiamo Federico e questo canale si chiama Incline to Learn. Se ancora non sapete appunto che cosa faccio su questo canale, ve lo dico subito. Su questo canale io rispondo in diretta alle vostre domande di matematica, gli esercizi che mi inviate magari prima o anche durante la diretta, e li discuto qui con voi. Quindi invece di avere un video registrato in cui magari c'è qualcosa che può sfuggire e non è chiara, qui siamo in diretta e quindi se non capite qualche passaggio o qualche cosa potete dirmelo subito e così si chiarisce immediatamente. Seguitemi mentre spiego appunto gli esercizi usando la chat, facendomi sapere se è chiaro, se avete delle domande. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale cliccando qui il logo i2L o dove c'è scritto appunto iscriviti. E attivate la campanella così da avere le notifiche per i nuovi video che troverete sul canale e le nuove dirette. Lasciate anche un bel mi piace al video e commentate facendomi sapere se queste spiegazioni vi sembrano utili, se state imparando qualcosa, se c'è qualcos'altro che volete affrontare. Bene, passiamo al modo in cui voi mi mandate le vostre domande. Allora, voi potete inviarmi ciao about Fansk. Potete inviarmi le vostre domande allora tramite la chat di YouTube che vedete accanto al video oppure tramite mail che trovate in descrizione oppure c'è un post sulla mia pagina Facebook in cui ho messo il link della diretta, potete commentare lì con le vostre domande o alternativamente su Instagram potete inviarmi un messaggio, qua c'ho il telefono e posso vedere i messaggi che inviate le domande che avete, perché a volte la chat di YouTube è un po' limitata per i caratteri, quindi non tutte le domande ci entrano, oppure alcuni simboli matematici sono appunto difficili da scrivere. Bene, se non l'avete vista ancora, oggi è uscita la sesta puntata del mini corso sui logaritmi che ho preparato per quest'estate, un video a settimana fino all'ultima settimana di agosto. Nel video di oggi parlo della formula del cambiamento di base. Vi consiglio di andare a guardarlo se state studiando questo argomento o anche se non lo state studiando. Lasciate un bel mi piace anche lì e commentate facendomi sapere se vi è stato utile. Allora, oggi parleremo principalmente di quiz per i test di ammissione. Già ho ricevuto una serie di domande, quindi probabilmente questa sarà una diretta molto intensa, ci saranno molte domande da affrontare. Quindi io partirei subito, a meno che non c'è qualche domanda direttamente da chi sta guardando in live. Mi raccomando, state collegati che tra poco, diciamo, vi dirò la novità del canale, quindi mi raccomando. Allora, la prima cosa che vorrei affrontare è questa. Di solito, sapete, sulla mia pagina Instagram il venerdì per tutta l'estate pubblico questi post che ho chiamato, questa serie di post che ho chiamato Quiz Time, quindi un quiz, un indovinello, un qualcosa di matematico a cui pensare durante il weekend. Mi dispiace di avervi rovinato dei weekend. Questa volta, diciamo, ha suscitato abbastanza interesse questo quiz ed è anche un quiz che potrebbe essere una domanda da ammissione per qualche test universitario. Quindi, siccome qualcuno non l'ha ancora chiaro, forse è bene affrontarlo proprio durante la diretta invece che con una storia sulla pagina. Allora, il quiz dice così. Il numero delle uova di un paniere si raddoppia ogni minuto. Il paniere è pieno dopo un'ora. Quanti
Dopo quanti minuti era pieno a metà? Allora, questa è ovviamente una domanda a trabocchetto. Il trabocchetto è che istintivamente viene da dire che il paniere deve essere pieno dopo mezz'ora, perché beh, se è pieno dopo un'ora vuol dire che a metà del tempo era pieno a metà. Però questo non necessariamente, perché il modo in cui riempio il paniere non è sempre lo stesso, cioè non si riempie a velocità costante il paniere. E le parole chiave di questo indovinello sono queste. La parola, questi colori non so se vanno bene, sono la parola raddoppia, non so se la vedete evidenziata, forse no, forse è meglio cambiare colore, quindi la parola raddoppia è la parola metà. Allora, ragioniamo un attimo, facciamo finta che questo paniere, che possiamo pensare come una scatola che deve essere piena di appunto queste uova, contiene quindi al 60° minuto, che sarebbe un'ora, contiene, facciamo finta, 100 uova. Ora, facciamo andare avanti il tempo, anche se il paniere è pieno, quindi facciamo finta che il paniere è un po' più grande. Per quello che c'è scritto nella domanda, ogni minuto il contenuto si raddoppia, quindi vuol dire che al minuto dopo devo raddoppiare quanti ne ho prima. Quindi significa che al minuto dopo non ne avrò 101, non devo aggiungere un solo uovo, ma devo raddoppiare il numero delle uova. Quindi, vedete, quando dico raddoppiare un po' si capisce, cioè ogni minuto raddoppio, ma questo stesso discorso vale anche al contrario, cioè se vado indietro nel tempo, in realtà devo sempre dimezzare la quantità di uova. Quindi vuol dire che al 59° minuto avevo la metà delle uova che ne ho al 60°. Quindi vuol dire che ne avrò 50. Quindi vedete, dopo quanti minuti era pieno a metà? Allora, se è pieno dopo un'ora, facciamo finta che ce n'è 100, la metà di 100 è 50, quindi in questo caso è pieno a metà, e questo quando è che succede? Succede al minuto prima. Non succede alla metà del tempo, succede proprio al minuto precedente. Perché dovete immaginare che ogni minuto si raddoppia. Ma quindi andando ogni minuto indietro si dimezza. Vale sia avanti nel tempo che indietro nel tempo il ragionamento. Quindi questo per, diciamo, spiegare un po' il quiz della settimana. E questa, diciamo, anche un po' utile ragionare su questi tipi di domande perché sono abbastanza frequenti come genere nei test universitari. Quindi questa era per concludere Molti l'hanno indovinata, alcuni invece mi chiedevano: ma perché? A me viene da dire mezz'ora, perché proprio dopo mezz'ora? Perché non è mezz'ora? Spero che adesso, diciamo, il modo di affrontare la domanda sia più chiaro. Andiamo avanti con il prossimo quesito che mi è stato inviato da Medludo. Ciao Dalila, certo che posso ripetere. Allora, il ragionamento era questo, che se noi sappiamo che dopo un'ora il paniere è pieno, vuol dire che al 60° minuto, che è quello che ho scritto qui, vediamo se lo posso rievidenziare, al 60° minuto facciamo finta che pieno significa che ci sono 100 uova. Supponiamo che 100 sia il massimo che ce ne stanno. Allora, se io andassi avanti nel tempo, al minuto dopo, il testo mi dice che ogni minuto si raddoppia, quindi significa che al 61° minuto dovrei avere il doppio di quante ne avevo prima. Se prima ne avevo 100, adesso devo averne 200. Se invece vado al minuto precedente, al minuto 60, quindi al minuto 59, la quantità si deve dimezzare. Ciao Raul. La quantità si deve dimezzare invece che raddoppiare. Quindi significa che la metà di 100 è 50 e quindi il minuto prima ne avrò la metà. Perché a ogni step io raddoppio il numero, non è che metto a ogni minuto un nuovo uovo. Ok, sì, avevo intuito che eri entrata un attimo dopo. Comunque, adesso spero che sia chiaro. Se non è chiaro, se non fosse chiaro, lo ripeto volentieri. Quindi adesso andrei avanti al prossimo quiz. Allora, il prossimo quiz viene da Medludo.
Dice così, non so bene se per un test universitario o qualcos'altro, però dice calcola quante sono le diagonali di un quadrilatero e la domanda successiva è per chiedere le... Sì, la live sarà registrata, penso che farò un post su Instagram perché ho sempre dato per scontato che in realtà non lo sapevo neanche io, però quando si fanno le dirette sono automaticamente registrate su YouTube. Però questa domanda me la fanno in molti, quindi penso proprio che stavo pensando oggi di fare un post sulla mia pagina Instagram in cui scrivo: guardate che la diretta poi rimane registrata sul canale, potete vederla anche dopo. Questa cosa non era chiara neanche a me prima di iniziare questo canale, però è così. Allora, quindi la domanda dice diagonali di un quadrilatero e di un pentagono. Quadrilatero vuol dire quadrilatero, quindi quattro lati, e pentagono vuol dire cinque angoli, credo, e quindi cinque lati. Allora, in questo caso è semplice farlo, lo facciamo a mano, però poi adesso vi dirò anche un modo più sofisticato di farlo. Andiamo a vedere, quindi. Allora, un quadrilatero vuol dire disegnare una figura a caso di quattro lati, quindi diciamo, potremmo anche disegnare un rettangolo o un quadrato, però cerchiamo di fare la figura più, diciamo, strana che possiamo, in modo tale che sia un quadrilatero generico. A questo punto disegniamo le diagonali, sono una e due, quindi un quadrilatero ha due diagonali e un pentagono, lo disegno, andiamo a disegnarlo e le contiamo, quindi uno, 2, 3, 4 e 5. Quindi il pentagono ha 5 diagonali. Diciamo, se l'esercizio, diciamo, finisce qua, ok, è stato facile, benissimo. Però, diciamo, perché ve lo dico perché può essere una cosa utile anche per altre domande. Se io avessi un poligono più grande, quindi con, non so, 12 lati, e vi chiedessi quante diagonali ha, questo diciamo è un po' un problema, perché se avesse 12 lati, quindi disegno una cosa che ha più lati, puntini puntini, dovrei cominciare a disegnare tutte le diagonali e rischio di non finire più e di non avere più il tempo che mi serve durante il test o durante un compito. Allora vediamo, c'è una formula generale per stabilire quante diagonali ha un poligono e quindi andiamo a vederla. Allora, ragioneremo in generale, quindi supponiamo che il poligono abbia n lati, n piccolo, quindi n piccolo è un numero che rappresenta il numero di lati. Per fissare le idee, però, penseremo al caso n uguale 5, giusto per avere un esempio in testa. Allora, possiamo contarle in questo modo. Allora, io disegno adesso il pentagono, che mi serve per la spiegazione, lo copio 5 volte perché mi serve, quindi copiamo questo pentagono 5 volte, adesso vedrete perché, diamo un nome ai vertici, potevo anche farlo prima ma purtroppo non l'ho fatto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Questo è il bello della diretta, che dovete pure perdere tempo a guardare me che do i nomi ai vertici di un pentagono. Se volete ne disegno altri 400, così stiamo qua fino a domani. Ok, perfetto. Allora, adesso facciamo questo ragionamento. Partiamo dal vertice 1 e contiamo le diagonali che ci finiscono, quindi queste diagonali, e i lati adiacenti, cioè i lati che finiscono nel vertice 1, quindi sarebbero questo lato e quest'altro lato. Quindi in totale quanti lati abbiamo ottenuto tra diagonali e lati adiacenti? Allora contiamo 1, 2, 3, 4. Ne abbiamo ottenuti 4 che, guarda caso, è proprio n-1. Adesso passiamo al secondo vertice.
e contiamo le diagonali che ci arrivano e i lati adiacenti, tranne quello che abbiamo già contato prima. Quindi come lato adiacente prendo soltanto questo. Il lato adiacente che c'è qui non lo prendo perché l'ho già preso prima, l'ho contato prima. Quante sono questi tre lati? Allora abbiamo due diagonali e un lato adiacente. Quindi sarebbero 3, che guarda caso è proprio n-2. Andiamo al terzo vertice, 3, e disegniamo le diagonali e il lato adiacente che non abbiamo contato. Vedete, quest'altra diagonale 3,1 non la disegno perché l'ho già disegnata nel primo pentagono. Questi due lati che ho disegnato, quanti sono? Sono 2, che è esattamente n-3. Andiamo al quarto vertice. Al quarto vertice devo disegnare le diagonali che non ho già disegnato. Però vedete, le diagonali che partono dal vertice 4 già le ho disegnate tutte, perché ci sarebbe questa che l'ho disegnata prima, questa l'ho disegnata prima e basta. Questo lato qua l'ho già preso prima, quindi l'unico lato che prendo è questo, che è 1 e che è esattamente n-4. All'ultimo step sono al vertice 5. Al vertice 5 dovrei disegnare i lati adiacenti e le diagonali che ci arrivano, che però non ho già disegnato prima, ma se vedete le ho già prese tutte. Quindi in questo caso in realtà non devo segnare nulla. Quindi ottengo 0, che sarebbe proprio n-5. Questo che cosa vuol dire? Cosa abbiamo contato? Andiamo a contare quello che è venuto fuori. Allora, come vedete abbiamo, nel primo step avevamo n-1 lati tra diagonali e lati adiacenti, più n-2, più n-3, più n-4, più n-5. In generale, se il poligono è di n lati, questa somma arriverebbe a n-n, cioè 0. Quindi vuol dire che questo numero di lati che ho contato sono in totale 0 più 1 più 2 più 3 più fino a n-2 più n-1. Ho scritto la somma che c'è nel rigo precedente nell'altro ordine, tanto sommando l'ordine degli addendi non cambia. Bene, questa vedete è la somma, dato che 0 non conta, è la somma dei primi n-1 numeri. Per questa esiste una formula che si può studiare, che dice che la somma dei primi n-1 numeri sarebbe l'ultimo che moltiplica l'ultimo più 1 fratto 2. E questo è uguale a n per n-1. Questo numero conta tutte le diagonali del pentagono, del poligono, però conta anche i lati, perché vedete nei 5 pentagoni che ho disegnato, nel primo conto due lati, nel secondo ne conto un altro, nel terzo ne conto il quarto, nel quarto pentagono c'è il quinto lato e nell'ultimo non ce n'è. Quindi in totale vedete questo numero che ho trovato, n-1, per n mezzi, conta anche i 5 lati. Quindi vuol dire che il numero delle diagonali, quindi numero delle diagonali, sarà quello che ho appena trovato, mezzi, meno il numero dei lati. Andiamo a fare questa somma e otteniamo n quadro meno n meno 2n fratto 2 uguale n per n meno 3 mezzi. Quindi quello che vi volevo comunicare, diciamo, è che se vi viene chiesto qual è il numero di diagonali di un poligono con n lati, la risposta è
il numero dei lati moltiplicato per n-3 diviso 2. Quindi questa è, diciamo, una spiegazione un po' carina di come si può arrivare al numero di diagonali. Questo vuol dire che se io mi chiedo quante sono il numero di diagonali, come vi dicevo prima, il numero di diagonali di un dodecagono, vuol dire 12 lati, allora devo fare 12 per 12 meno 3 fratto 2, cioè 6 per 9 e quindi 52. Giusto, 6 per 10, 60. 54, che sto dicendo? Ok, sono confuso pure io. Va bene, quindi vedete, sono 54 diagonali, valle a contare, cioè se disegni il dodecagono e stai lì al test a contare tutte le diagonali che trovi, ne devi contare 54, invece con questa formula lo sai direttamente. Bene, questa forse era la parte più complicata, spero, degli esercizi di oggi. Adesso andiamo avanti, sempre con un esercizio da parte di Mad Ludo. Per chi si fosse connesso adesso, vi ricordo che appunto sul mio canale facciamo delle dirette di matematica. Ok, mi è arrivato il messaggio di Andrea su Instagram, cercherò di rispondere. Ti chiedo Andrea se mi stai ascoltando nella diretta, immagino di sì. Per quanto riguarda il numero 10, se mi puoi inviare soltanto sia per il 4 sia per il 10, parlo con Andrea in questo momento. Se mi puoi inviare la foto proprio soltanto dell'esercizio che ti interessa, così più facilmente la posso prendere. Oppure, no, vabbè, guarda, forse non c'è bisogno. Comunque, andiamo avanti e vediamo. Allora, intanto vediamo questo altro esercizio. Quindi, qual è la probabilità che lanciando 6 volte una moneta escano esattamente 4 teste? Allora, 1 su 64, 5 su 32, 15 su 64, 1 sedicesimo, 15 sedicesimi. Allora, intanto la cosa, diciamo, facile da capire è quali sono i casi possibili. Quindi, questo è un classico esercizio in cui questa probabilità si trova facendo casi favorevoli su casi possibili. E quindi andiamo a vedere quali sono i casi possibili. Quindi, i casi possibili. Allora, abbiamo 6 lanci, quindi vuol dire che possiamo immaginarci una specie di box con 6 posti. Per ognuno di questi lanci abbiamo due possibilità. Quindi ne abbiamo 2 per il primo, 2 per il secondo, per 2, per 2, per 2, per 2, e quindi significa 2 alla sesta, e quindi 64. Il fatto che uno ottenga 64 al denominatore non vuol dire che allora le risposte debbano essere per forza quelle con 64 al denominatore, perché potrebbe anche semplificarsi, quindi questo, diciamo, teniamolo un po' presente. Però intanto i casi possibili li abbiamo affrontati. Allora, i casi favorevoli invece, qui diciamo è il classico discorso in cui si devono usare coefficienti binomiali, combinazioni, permutazioni, che sono sempre un po' fanno sempre un po' girare la testa questi argomenti. Allora, vediamo un modo un po' standard per risolverlo, un modo un pochino più, almeno secondo me, un po' più intuitivo. Allora, noi vogliamo tutti i lanci, cioè, noi vogliamo che escano quattro teste, però non ci importa in che ordine. Quindi, non, per esempio, potrebbe andarci bene sia un lancio del genere, in cui escono tutte le quattro teste prima e poi le due croci, oppure un evento in cui abbiamo testa, croce, testa, e quindi tutti questi qua saranno i casi favorevoli, quelli che vogliamo.
Ora capite bene che le possibilità sono o mi metto a contare quanti sono, distribuendo queste quattro T che sarebbero le teste in tutti i modi possibili, oppure devo usare qualche formula. La formula che si deve usare in questo caso è questa, cioè noi vogliamo capire come prendere fondamentalmente quattro esiti da sei possibili lanci, ovvero come prendere quattro elementi da un insieme di sei. Ovvero chiederci quanti sono i sottoinsiemi di ordine 4 di un insieme di ordine 6, cioè l'idea è che in questi casi favorevoli, sono tanti quanti i modi di prendere 4 elementi che sarebbero le nostre teste, no, non le nostre teste, cioè le teste che escono nel lancio della moneta, le teste, da un insieme di 6 elementi. Questo numero in matematica è il coefficiente binomiale 6 sopra 4. Questo numero 6 sopra 4 che adesso calcoliamo dice qua in quanti modi posso prendere 4 elementi da un insieme che ne ha 6. L'insieme sarebbe l'insieme degli esiti dei 6 lanci e in che modo posso prendere 4 elementi, cioè distribuire le T come voglio tra i 4 lanci in questo insieme di 6 elementi. Questo per definizione si calcola facendo 6 fattoriale fratto 4 fattoriale 6 meno 2 fattoriale, e i conti con i fattoriali bisogna farli un po' così, cioè fare spuntare il 4 fattoriale anche al numeratore, 6 meno 2, scusate, il 2 non so da dove sono uscito, 6 meno 4 ovviamente, quindi 2 fattoriale, vedete 4 fattoriale e 4 fattoriale se ne vanno. 6 per 5 è 30, 2 fattoriale è 2 e quindi i modi sono 15. Questo diciamo è da libro di testo, tant'è che non ve l'ho detto, ma qua c'era la soluzione che diciamo c'era già la parte commentata con la soluzione, però qui cerchiamo di aggiungere qualcosa. Allora, il modo in cui lo farei io invece è questo, che almeno a me risulta un po' più intuitivo. Come dire, i lanci in cui la probabilità che lanciando 6 volte una moneta escano esattamente 4 teste è la stessa probabilità che lanciando 6 volte una moneta escano esattamente 2 croci. Perché se escono 4 teste, per forza vuol dire che sono uscite 2 croci. E allora vedete, poco fa vi dicevo che non conviene stare lì a elencarsi tutti i casi favorevoli scrivendosi appunto tutte queste sequenze distribuendo le teste in tutti i posti possibili. Però questa tecnica può essere più veloce se la penso così, cioè penso che il fatto che escano 4 teste vuol dire che sono per forza uscite 2 croci. Quindi posso ragionare in questo modo. Io ho 6 posti da riempire. Allora, invece di pensare che devo distribuire le teste, penso di distribuire 2 croci. Allora, vedete, se metto una croce, quindi una C, nel primo posto, per l'altra. Ops. Quindi per l'altra, quante possibilità avrò? Allora, se una croce ha occupato la prima posizione, l'altra la posso mettere in 5 posizioni diverse. Quindi per l'altra avrò 5 possibilità. Quindi se la croce è uscita per prima, ho altre 5 possibilità di distribuire l'altra croce. Se invece la metto, vediamo come mi conviene farla, forse posso copiare la frase,
possibilità ovviamente è con l'accento sulla A, copy. Se invece la metto al secondo posto adesso, mettiamoci l'accento, se la metto al secondo posto, allora quante possibilità ho per l'altra? Allora, se l'ho messa al secondo, vuol dire che la situazione è questa. Per l'altra, uno pensa, ne ho ancora 5? No, perché questa configurazione dove sono entrambe all'inizio l'hai contata già prima. Quindi questa possibilità non ce l'ho e le possibilità che mi rimangono sono 4, quindi avrò 4 possibilità. Quindi vedete, stiamo trovando i casi favorevoli, perché avremo che se la C è nel primo posto, allora ho 5 casi favorevoli. Se la C è nel secondo posto, avrò 4 casi favorevoli. Se la C è nel terzo posto, per l'altra avrò soltanto 3 possibilità. Se è al quarto posto, avrò 2 possibilità. Se è al quinto posto, l'altra avrà soltanto una possibilità. Allora, queste possibilità le devo sommare fra loro e abbiamo che 5 più 4 più 3 più 2 più 1 fa 15, che è esattamente il coefficiente binomiale che ho trovato prima. Quindi, questo esercizio può essere fatto in modo anche semplice senza usare i coefficienti binomiali, anche se non dovrei istigarvi, diciamo, a studiarli, però si può anche evitarli. Pensandolo dal punto di vista delle croci, non delle teste, perché stare lì a scrivere tutti i modi di distribuire quattro lettere è un po' complicato anche da pensare, però pensare come distribuirne solo due è un po' più semplice, perché fisso la prima e conto quante possibilità ho per l'altra. Poi la fisso nella seconda posizione e vedo quelle possibilità che rimangono. La fisso nella terza posizione e conto le altre. E così praticamente mi sbrigo, diciamo, abbastanza facilmente. Quindi, siccome l'esercizio chiedeva la probabilità sarà casi favorevoli su casi possibili, che è la risposta C. Quindi la risposta C è quella corretta. Per quello precedente abbiamo detto la risposta corretta, sì, non era proprio un quiz. Ok. Qui diciamo, gli altri come si escludono? Qua è spinosa la questione, nel senso che va risolto l'esercizio. È difficile escludere subito. Diciamo, forse una che si può escludere subito è la prima, perché la A sarebbe 1 su 64, cioè sarebbe a significare che ci sarebbe solo un modo per fare venire fuori quattro teste. Però questo è abbastanza intuitivo che è sbagliato, perché le quattro teste le posso avere tutte all'inizio, tutte alla fine, distribuite in modi diversi, quindi non può essere una probabilità, una possibilità su 64. Ok. Poi forse anche 15 sedicesimi è abbastanza facile da escludere, perché 15 sedicesimi è quasi 1, cioè vorrebbe dire che è molto probabile, però ce ne sono abbastanza. Come vedete, anzi, la probabilità è meno del 50%, perché 15 su 64 anzi, è di meno del 25%, quindi uno a intuito può pensare che questo evento non può essere molto probabile, quindi anche la E è abbastanza forse immediata da escludere, quindi direi che la E e la A si possono escludere abbastanza immediatamente. Bene, io direi che forse è arrivato il momento di rivelarvi questa nuova cosa del canale. Vabbè, ve la dico direttamente. Allora, voi trovate questa stessa diretta, cioè stiamo andando in diretta, non in televisione, anche su Twitch. Quindi da oggi, diciamo, questo canale, il mio canale i2l, sbarca su Twitch. Che sapete sicuramente tutti meglio di me che è diciamo, una piattaforma che ormai da un po' di anni che esiste, che è stata sempre diciamo, un po' più dedicata al gaming, però ultimamente non solo. Trovate il link al mio canale Twitch nella descrizione,
Mi raccomando, andate anche lì e appunto seguitemi anche su Twitch. Le dirette saranno anche lì adesso perché diciamo, è la piattaforma principe per le dirette. E quindi niente, vi aspetto anche lì. Quindi all'inizio i problemi, diciamo, tecnici che c'erano erano legati un po' a questo, che stavo lanciando la diretta su entrambe le piattaforme. Fatemi sapere magari anche in chat qui su YouTube se la vedete, se riuscite ad andarci. Quindi mi raccomando, seguitemi là, c'è una chat room, Twitch, diciamo, anche un po' più forse adatto per questo tipo di cose, però continuerò a mantenere la diretta sia su entrambe le piattaforme. Niente, credo, spero di non essere smentito, di essere forse il primo canale di matematica o comunque che fa questo tipo di cose in Italia. Lasciatemi dire, diciamo, la battuta che, diciamo, se è una piattaforma per gamer, per me è un po' la matematica, diciamo, è un gioco, un bel gioco, diciamo, ci sono le regole da rispettare, c'è da pensare, una strategia, quindi in un certo senso ci sta che ci sia un po' di matematica e di qualcosa del genere anche su Twitch. E fatemi sapere anche cosa ne pensate di queste cose che vi sto dicendo anche nei commenti, così vediamo se vi sembra una buona idea, poi l'annuncerò anche su Instagram. Bene. Allora, quindi sapete che siamo live in questo momento anche su Twitch. Quindi chiunque ci stia seguendo da Twitch salutiamo anche loro. Quindi adesso si aggiunge un nuovo modo per farmi le domande, sia su YouTube, su tutti quelli che sapete già, quindi su Instagram. Là c'è anche una chat room, quindi potete inviarmi le vostre domande anche lì. Allora, possiamo andare avanti con il prossimo quesito, con il prossimo quiz. Allora, quindi qua, questo forse è un po' più di logica, ma diciamo anche di matematica. Allora, qui abbiamo Giulia, Martina e Francesca che partono insieme per una vacanza di 3 giorni e decidono di pagare le spese in questo modo. Giulia paga tutte le spese dei primi 2 giorni, Francesca negli ultimi 2 e Martina dei 2 giorni rimanenti, quindi quelli in mezzo. Alla fine della vacanza le tre amiche hanno speso un totale di 675 euro, che decidono di dividere equamente. Meno male. La tabella delle spese è la seguente, quindi vedete le spese varie in uso ai trasporti alimentari divisa per giorni. La domanda è quanti soldi deve Francesca a Giulia? Allora, qua direi che, almeno per come lo vedo io questo esercizio, c'è solo da mettersi a contare. Bene, c'è un nuovo spettatore su Twitch, ce l'abbiamo fatta, poco fa ce n'era solo uno, che probabilmente ero io, e adesso siamo in 2, grandissimi. Ok. Allora, intanto vediamo quanto dovrebbero spendere ognuna di loro, cioè il totale è 675 euro, quindi se lo dividiamo per 3, credo che al test non si possano portare delle calcolatrici, quindi può essere anche utile, magari non dico svelarvi, però dirvi un po' come faccio i conti io, che almeno per me sembra veloce, poi ci sarà sicuramente chi è più veloce di me. Allora, 675 intanto è divisibile per 3 perché 6 più 7 più 5 fa 15 e 15 è divisibile per 3, quindi questo è il criterio di divisibilità per 3, che la somma delle cifre deve dare 3, quindi deve fare un numero intero questa frazione. Allora, qua o uno si mette a fare divisione in colonna, che diciamo, non mi azzardo neanche io a fare, oppure la pensa così, 600 più 75 diviso 3. Posso dividerli per 3 singolarmente, quindi ottengo 200. Ah, ciao Andrea, sì, l'ho visto il tuo messaggio, diciamo lo infilerò quando posso tra le domande. Allora, scusa Andrea, ti stavo dicendo, ho visto il tuo esercizio, lo metterò appena posso tra gli esercizi che faccio, probabilmente sarà un po' lunga la diretta di oggi, se non arrivi a vederla poi puoi rivederla quando la trovi sul canale. Mi è arrivata una domanda da parte di Giù su
su Instagram. Credo che questa domanda sia riferita all'esercizio dei casi possibili delle teste e croci da parte di questa Giù, o questo Giù, non lo so, o una Giulia, sì. Dice: non ho capito perché devo prendere 4 esiti da 6 se in questi 6 lancio 12 elementi in tutto. Allora, 12 sarebbero. Allora, gli eventi, come dire, gli esiti sono 6 comunque. Se tu lanci un dado 6 volte, non hai 12 esiti, ne hai 6. Quindi il totale degli eventi che puoi avere sono 6. Quindi per questo 4 elementi da un insieme di 6. Tu per 12 è come se stessi contando testa e croce di ogni lancio, però quando lanci la moneta ne esce solo uno dei due. Quindi devi fare 4 elementi da un insieme degli esiti di 6 elementi. Quindi spero di avere un po' chiarito questo punto. Non può essere 12 perché staresti contando 2 volte ogni evento. Quando lanci la moneta soltanto una delle due cose può uscire, non entrambe. Ok, bene. Ok, mi hai scritto su Instagram, che è chiaro, perfetto. Bene, quindi stavo dicendo, dobbiamo dividere 600 più 675 per 3 e quindi 200 più 75 diviso 3, questo diciamo sto dando un po' per scontato che la sappiamo fare, e quindi 75 diviso 3 è 25, quindi 225. Allora, mi raccomando, io sto facendo esercizi che mi hanno chiesto ragazzi, diciamo, che vogliono fare diverse cose, diversi test, quindi anche se questo può sembrarvi un altro facile o meno facile, io diciamo, non li ho messi in un particolare ordine, quindi penso che seguirli tutti possa essere comunque una cosa utile. Bene. Ok. Mi ha risposto una persona su Instagram, andiamo a vedere un po' cosa succede dalle altre parti. Ok, allora, andiamo avanti, il totale è questo. Allora, io adesso, diciamo, per brevità, non farò la somma magari degli altri numeri, però andiamo a vedere ognuna quanto ha speso. Allora, Giulia. In totale, se sommate i numeri che sono scritti nella sezione di Giulia, quindi andiamo a scrivere magari nella tabella, quindi Giulia erano i primi 2 giorni, quindi questo qua saranno quello che dobbiamo contare per Giulia, Francesca gli ultimi 2 e Martina quelli in mezzo. Quindi se andate a sommare quello che hanno speso ognuna di loro, otteniamo che Giulia ha speso 263 euro. Martina ne ha spesi 219 e Francesca ne ha spesi 193. Quindi la domanda è quanti soldi deve Francesca a Giulia? Allora, Francesca ha speso di meno, quindi vuol dire che deve dare dei soldi a qualcuno. Intanto, se ci chiede quanti soldi de deve Francesca a Giulia, si sottintende il fatto che già Martina abbia dato la sua parte a Giulia. Quindi intanto cerchiamo di livellare, cerchiamo di portare al pari Martina. Allora Martina deve spendere in totale 225, perché abbiamo scoperto che questo sarà quello che devono spendere a testa. Allora Martina deve spendere ancora 6 euro per arrivare a 225. Questi 6 euro li deve dare a Giulia. Quindi se Martina li dà, vuol dire che dobbiamo toglierli da quello che Giulia ha speso, perché a Giulia stanno arrivando questi soldi. Quindi facendo questo passaggio, i conti adesso saranno 257, Martina sarà arrivata all'obiettivo di spendere 225 e Francesca sarà ancora a 193. A questo punto dobbiamo portare a livello Francesca. E portando a livello Francesca, cioè facendole spendere effettivamente 225, cosa ho combinato qua, arriviamo al fatto che sommando 32, portiamo Francesca alla spesa di 225 euro, ma questi 32 li dobbiamo togliere da Giulia. Ora non è
è ovvio che questo dà 225 perché stiamo arrivando al pari, e quindi la risposta è che Francesca deve a Giulia proprio 32 euro. Quindi questo qua, effettivamente, vedete, dopo che Martina ha saldato il suo debito, quando salda Francesca le deve 32 euro. Quindi la risposta corretta in questo caso è la A. Anche qui, diciamo, decidere quale dei due può essere, alcune si possono escludere magari immediatamente, perché scoprendo che Francesca ha speso 193, ma dovrebbe spenderne 225, sicuramente non è possibile che debba altri 193 euro, perché se no andrebbe molto sopra 225. Quindi gli altri in realtà dipende da quanto anche Martina deve a Giulia, quindi qua io direi che c'è semplicemente un po' da contare, quindi farsi le somme che ci sono nelle righe e fare un ragionamento appunto del genere. Quindi la risposta è la A. Qua questo è un esercizio a parte di Totò, che ha questo strano nome su internet, strano nel senso è un nome forse non comune su Instagram. Ok, quindi spero che anche questo esercizio sia chiaro. Non fermiamoci e andiamo avanti. Adesso vediamo questo qui. Intanto vediamo se le domande di Instagram. Allora, io a questo punto magari farei una pausa un attimo sui quiz, riprendiamo fra poco, proprio pochissimo, e darei una mano ad Andrea che mi ha scritto su Instagram, credo per un esercizio, immagino che sia compiti delle vacanze, quindi facciamo questo esercizio per Andrea. Allora, è una disequazione. Comunque la disequazione è un argomento che va ripassato in generale per il test, quindi chiunque stia seguendo e deve fare un test universitario, questo può essere un ripasso utile. Per chi si fosse collegato ora, vi ricordo che la novità del canale è che siamo adesso anche su Twitch, in descrizione trovate il link del mio canale Twitch e potete andare a seguire questa stessa diretta, se vi piace, anche su Twitch. Da adesso in poi le dirette che farò saranno su entrambe le piattaforme, quindi a vostra scelta quella che preferite. Allora, quindi la disequazione è così. Credo sia simile a una che già avevamo affrontato, quindi x alla quarta meno 3x quadro più 2 maggiore o uguale a 0. Allora, questa disequazione sembra una disequazione di quarto grado perché abbiamo x alla quarta, però quello che possiamo fare è, siccome compaiono soltanto potenze pari di x, cioè alla quarta e alla seconda, possiamo chiamare la variabile x quadro, la chiamiamo y, e a questo punto l'equazione diventerà y quadro meno 3y più 2 maggiore o uguale a 0. Quindi adesso possiamo risolvere la disequazione in y, abbiamo cambiato la variabile. E questa la sappiamo fare, è più facile, perché anzi, le disequazioni ci si ferma al secondo grado, perché al terzo poi diventa un po' complicato. Quindi adesso è una disequazione di secondo grado, una classica, completa. Andiamo a risolverla, quindi bisogna calcolare il delta, che sarebbe b quadro meno 4 per a per c, e quindi 9 meno 8, 1. Quindi il delta è positivo, questo vuol dire che l'equazione associata ha due soluzioni reali distinte, quindi questo vuol dire che abbiamo due soluzioni reali distinte, cioè diverse tra loro. Andiamo a trovarle, quindi saranno y uguale meno b più o meno radice di delta fratto 2a. Quindi lo scrivo sotto che non c'è più spazio, 3 più o meno 1 fratto 2. Quindi 1 è 4 su 2, 2. Questa è una disequazione di secondo grado in y, abbiamo che il delta
Il delta è maggiore di 0. Nella disequazione c'è un maggiore uguale. Il coefficiente del termine di secondo grado è 1, quindi vuol dire che la soluzione è per valori esterni. Quindi andiamo a scrivere, la soluzione sarà y minore o uguale a 1 oppure y maggiore o uguale a 2. Ma ricordiamoci che y era x quadro, quindi dobbiamo risolvere separatamente x quadro minore o uguale a 1, x quadro maggiore o uguale a 2. In realtà mi sono appena accorto che... Bene, quindi qua otteniamo x compreso fra meno 1 e 1, oppure x minore uguale a meno radice di 2, oppure x maggiore uguale a radice di 2. Quindi questa è la soluzione. Allora, Andrea, per il numero 10, mi sa che ci siamo capiti, ti chiederei di mandarmelo, se possibile, un po' più... Se mi fai una foto, diciamo, soltanto dell'esercizio 10, perché purtroppo con tutta la pagina viene un po' difficile guardarlo tra computer e telefono. Quindi se riesci a fare una foto un po' più sull'esercizio 10 sarebbe una cosa ottima. Nel frattempo direi di continuare con i quiz. Mi raccomando, se state seguendo, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina, mettete mi piace al video così avrete le notifiche sui prossimi video e andrei a risolvere appunto quest'altro esercizio sempre da parte di Mad Ludo. Questo è, diciamo, abbastanza simile a quello precedente e recita così: una moneta è lanciata 4 volte. Qual è la probabilità di ottenere 2 croci e 2 teste sapendo che la prima volta si è ottenuto croce? Allora, qui il ragionamento è questo. Noi lanciamo 4 volte, quindi dobbiamo sempre pensare quali sono casi favorevoli e possibili. Quindi probabilità sarà sempre casi favorevoli fratto casi possibili. E andiamo sempre a vedere quali sono i casi possibili e casi favorevoli. Allora, i casi possibili, qua verrebbe da dire che se abbiamo 4 lanci dovrebbero essere 2 per 2 per 2 per 2, ovvero 2 alla quarta. E invece no, non sono questi i casi possibili, perché il testo dice, sapendo che nel verde non si vede, sapendo che la prima volta si è ottenuto croce. Quindi in realtà sappiamo già che il primo lancio ha avuto questo esito. Quindi sul primo lancio non devo contare la probabilità. Il primo lancio è già fissato. In un certo senso è come se non ci fosse, infatti vedremo che è proprio così. Quindi i casi possibili non sono 2 alla quarta, ma sono 2 alla terza. Sono i casi possibili. Perché il primo è già fissato, sappiamo già che è venuta una croce. Quindi negli altri tre dobbiamo vedere quante possibilità abbiamo. Per ognuno ne abbiamo 2, quindi 2 alla terza. Questi sono i casi possibili. Adesso dice la probabilità di ottenere 2 croci e 2 teste. Ma vedete, una croce l'abbiamo già ottenuta. Quindi questo esercizio sta chiedendo qual è la probabilità di ottenere 2 teste in 3 lanci. In realtà questo esercizio è un po' mascherato, la vera domanda. Ci confonde questa cosa del fatto che c'è già un lancio che è già avvenuto, ma in realtà i lanci e le monete sono tutti indipendenti fra loro, cioè l'esito del lancio successivo non dipende dall'esito del lancio precedente. Quindi il ragionamento da fare, la domanda che in realtà ci sta ponendo è qual è la probabilità di ottenere, scriviamola così vediamo di ragionarci, qual è la probabilità di ottenere
tenere. La domanda dice due teste, in tre lanci. Questa è la vera domanda, perché il primo lancio è andato, è lì soltanto per confonderci. Ma per quello che vi ho detto prima, io la leggerei in un altro modo la domanda. Cioè, qual è la probabilità di ottenere una croce in tre lanci? Perché se ottenere due teste è come dire qual è la probabilità di ottenere una croce. Quindi io sostituirei probabilità di ottenere due teste con probabilità di ottenere una croce. Perché è la stessa cosa. A questo punto, dobbiamo chiederci quanti sono i modi di distribuire, una croce in tre lanci. E questi modi, sono facilissimi, si possono disegnare subito. Allora, il primo lancio è fissato, lo disegno per essere consistente, poi in realtà è come se non ci fosse. Quindi il primo lancio è andato, l'altra croce dove posso metterla? Qui, oppure qui, oppure qui. Quante possibilità ci sono? Quindi tre. Quindi i casi favorevoli sono tre. Vi ripeto il ragionamento che ho fatto. Allora, qual è la probabilità di ottenere due croci e due teste in quattro lanci, sapendo che la prima volta si è ottenuto croce? Questo sapendo che è completamente inutile, perché i lanci di una moneta sono indipendenti l'uno dall'altro. Quindi i casi possibili non sono due alla quarta, ma sono due alla terza, perché il primo lancio è già andato. Quindi la vera domanda è: qual è la probabilità di ottenere due teste in tre lanci? E a questo punto dovremmo contare in quanti modi si possono distribuire due teste in tre caselle. Però vedete, è più facile pensare alle croci perché sono di meno. Perché la probabilità di ottenere due teste in tre lanci è la stessa di ottenere una croce in tre lanci. E quindi adesso conto il numero di modi di distribuire una croce in tre caselle, perché la prima è già andata, è fissata, è già avvenuto un lancio che sappiamo aver avuto quest'esito. Le possibilità, i casi favorevoli sono 3 e quindi la probabilità sarà 3 su 8. Andiamo a vedere, quindi la risposta è la D. Allora, la risposta è, secondo me, quella che vuole distrarre, perché se uno si fermasse a dire probabilità di ottenere due croci e due teste, potrebbe pensare intuitivamente, beh, 50 e 50, un mezzo, ma non è questa, come abbiamo visto. La probabilità di ottenere due croci e due teste, sapendo che la prima volta si è ottenuto croce, 1 su 4, anche questo, diciamo, non mi sembra la risposta corretta, non lo è. 3, vedete, per esempio, 3, la risposta B e C si possono escludere subito perché non sono frazioni che si possono semplificare, perché sono 3 su 16, 5 su 16, e hanno denominatore 16, che è messo lì perché è come se rappresentassero i casi possibili. Però, vedete, in questi esercizi noi vediamo subito prima quali sono i casi favorevoli, i casi possibili. E poi ci occupiamo di quelli favorevoli. Qua l'abbiamo esclusa subito la possibilità che i casi possibili fossero 16. Abbiamo subito visto che sono 8. Quindi la B e la C in realtà si potrebbero escludere abbastanza facilmente. Mentre tra A, B ed E ci va di mezzo un po' un ragionamento. Quindi spero che anche questo esercizio sia più chiaro a chi diciamo, serviva. Ok. Vi ricordo di nuovo che se state guardando adesso potete cominciare a seguirmi anche su Twitch, perché siamo anche lì. La diretta di oggi per la prima volta è anche live sul mio canale Twitch. Anche lì c'è una chat room con domande. Diciamo, Twitch nasce di più per delle dirette, ma noi continueremo a farle su entrambe le piattaforme. Adesso andremo avanti con una domanda dei quiz.
ci spostiamo un po' tra matematica, fisica, logica, diciamo questo è un po' l'ambiente in cui ci muoveremo. E questa volta la domanda viene da medi.cina, da Instagram, salutiamo medi.cina. Andiamo a vedere che cosa ci chiede. Allora, nel frattempo ho ricevuto la domanda di Andrea. Adesso va bene, poi fra qualche esercizio mi occupo anche della tua domanda. Ok, procediamo con la domanda che viene appunto da medi.cina. Allora, per non perdere l'ultimo treno, Laura percorre il viale che collega il suo ufficio alla stazione alla velocità di 7,2 km all'ora, mentre Camilla, che finisce di lavorare alla stessa ora, ma deve percorrere 42 minuti, 42 metri in più, procede alla velocità di 18 km all'ora. Dopo quanto tempo Camilla si trova ad aver raggiunto Laura? Qui ho cancellato le lettere che c'erano perché già era segnata la risposta esatta, 15, 14, 6, 4, 3 secondi. Allora, qui dobbiamo usare un pochino la fisica, perché cerchiamo di fare un disegnino della situazione che può sempre essere utile. Quindi partiamo da Laura che è qui e deve andare alla stazione. Quindi qua c'è la stazione e qua c'è invece la sede di lavoro di Laura. Camilla deve fare 42 metri in più. Questo cosa vuol dire? Che Camilla è 42 metri più lontana dalla stazione rispetto a Laura, quindi questo qua sarà la sede di lavoro di Camilla. A questo punto io quello che farei è scrivere le leggi orarie di queste due persone. Quindi queste due persone vanno a velocità costante, quindi breve formuletta. Quindi legge oraria, moto, rettilineo, uniforme, ed è S di T uguale S con 0 più V per T meno T0. Allora la scrivo nella forma più generale possibile. A volte qua si scrive semplicemente S, senza S di T. S con 0 è la posizione iniziale. Vi ricordo che in fisica bisogna sempre fissare un sistema di riferimento, quindi questo qua è la posizione iniziale del corpo che si sta muovendo, mentre T0 è il tempo iniziale. Tempo iniziale, cioè quando noi facciamo partire il cronometro e vediamo cosa succede, è nella stragrande maggior parte dei casi di solito, quindi si prende T0 uguale 0. Ci metto di solito perché vedremo fra poco un esercizio in cui è importante che invece il T0 non sia 0. Quindi il moto rettilineo uniforme è la posizione S al tempo T è data dalla posizione iniziale che avevo, più la velocità per l'intervallo di tempo che è passato. Allora posso scrivere le leggi orarie di Laura e Camilla. Intanto qua, siccome è fisica, spesso ci sono problemi con unità di misura, la distanza espressa in metri è quello che conviene fare, e adesso vedrete anche che in realtà questi numerini non sono scelti a caso, ma c'è un motivo per cui scrivono 7,2 e 18, vanno portati in metri al secondo. Quindi intanto scriviamo, quindi modifichiamo le velocità. 7,2 km all'ora, come si trasforma in metri al secondo? Qua c'è da moltiplicare e da dividere per 3,6. Io in passato non mi ricordavo mai se era dividere o moltiplicare, ma questo si può ricavare di volta in volta e ci vuole veramente poco. Quindi se io ho 7,2 km all'ora, questo vuol dire 1000 metri fratto 3600 secondi, perché diciamo, cerchiamo di ricordarci almeno che in un'ora ci sono 3600 secondi. Abbassare un po' la telecamera. Ok, quindi scopriamo che quando passo da chilometri all'ora a metri al secondo devo dividere per 3,6, perché 1000 su 3600 fa 1 fratto 3,6 metri al secondo.
Però vedete, 7,2 è proprio il doppio di 3,6, quindi vuol dire che questo è 2 metri al secondo. Quindi questo 7,2 non è un numero a caso che è messo nel testo, anzi ci può fare quasi ricordare che bisogna passare al metro al secondo dividendo per 3,6. L'altra velocità era 18 km all'ora, e questo appunto abbiamo appena scoperto che bisogna dividere, quindi 18 diviso 3,6 metri al secondo. Per questo possiamo fare così, possiamo scrivere 180 su 36 e quindi ottenere 1, 2 e quindi 10 diviso 2, 5, quindi 5 metri al secondo. Abbiamo trasformato le velocità. Quindi 7,2 era la velocità di Laura, quindi questa era V Laura e questa invece è V Camilla. Allora, adesso scriviamo le leggi orarie di queste due persone. Allora, dobbiamo decidere qual è l'origine del sistema di assi, cioè qual è il punto di partenza, qual è questo S con 0. Allora, per comodità, siccome il punto di arrivo è la stazione e il punto più lontano dalla stazione è Camilla, io fisserei lo 0 qui e poi la direzione positiva dell'asse delle posizioni verso la stazione. Quindi vuol dire che se Camilla quando parte a 0, Laura sarà a 42 metri. Allora andiamo a scrivere le leggi orarie. La legge oraria di Camilla SC, S Camilla, sarà la sua posizione iniziale, ma la sua posizione iniziale è 0 in questo sistema di riferimento, perché lei parte dall'origine, più la sua velocità per il tempo. Allora, io direi di fissare anche il tempo iniziale a 0, cioè io faccio partire il cronometro quando Camilla parte, e quindi sarà la velocità di Camilla per t-0, lo scrivo proprio in modo super esplicito, adesso sostituisco i numeri, quindi 0 ovviamente se ne va, vc è 5, quindi sarà 5 per t. Non c'è bisogno di scrivere le unità di misura nella formula, sappiamo che sono metri al secondo. Qua accanto invece, questo sarebbe un punto e virgola, scriviamo la legge oraria di Laura. Allora, di nuovo, posizione iniziale più velocità per il tempo. Ma la posizione iniziale adesso, questo S0, non è 0, Laura non parte dall'origine, Laura parte già a 42 metri, cioè ha un vantaggio di 42 metri rispetto a Camilla. Più velocità di Laura, che è 2 metri al secondo, per t, perché il cronometro l'abbiamo fissato a t uguale a 0 quando è partita, cioè tutto l'esperimento è iniziato a t uguale 0 quando Camilla parte. Vedete, Laura ha un vantaggio perché è più vicina alla stazione, però Camilla è più veloce e quindi potrebbero incontrarsi prima della stazione. La domanda chiede proprio questo. Dopo quanto tempo Camilla si trova ad aver raggiunto Laura? Allora, cosa succede quando Camilla incontra Laura? Quando Camilla incontra Laura, quando Camilla incontra, sto scrivendo maiuscola e minuscola insieme, Laura, avremo che le loro posizioni devono essere uguali, perché se si incontrano vuol dire che è un momento in cui sono arrivate allo stesso punto. La loro distanza dall'inizio dallo zero è la stessa. E quindi dobbiamo porre uguali queste due espressioni. 5t uguale 42 più 2t. Perché SC era 5t ed SL era 42 più 2t. Adesso questa è un'equazione in cui bisogna trovare il tempo, e quindi 3t uguale 42 e quindi t uguale 42 terzi, cioè 14 secondi, che è la risposta B. Anche qui
non c'è un modo a priori di escludere nessuna delle risposte, perché potrebbero essere tutte possibili. Quindi spero che anche questo esercizio sia stato utile e chiaro. Vi continuo a ricordare di fare una visitina anche a Twitch, dove stiamo trasmettendo la diretta per la prima volta, quindi credo sia il primo canale di matematica, credo, almeno in Italia. C'è qualcosa di straniero, però ho cercato matematica su Twitch, ho trovato veramente poco, quindi penso che posso dire con una relativa sicurezza che questa, diciamo, è forse la prima volta che c'è qualcosa del genere su Twitch. E ricordo, ma la matematica è un po' un gioco, quindi alla fine ci sta che siamo su Twitch. Allora, prossimo quiz, sempre da medi.cine. Allora, Carlotta ha deciso di abbonarsi a una pay TV, può scegliere tra tre tipi di contratto per poter vedere serie TV, filmati e documentari. Nel contratto A abbiamo 38 euro al mese, andiamocelo a scrivere, quindi nel contratto A abbiamo 38 euro al mese per documentari e serie TV. E poi abbiamo 1 euro a film. Nel contratto B abbiamo 43 euro al mese, che comprende serie TV e film, e poi 0,75 euro per ogni documentario. Il contratto C invece ha un costo fisso di 30 euro al mese per film e documentari, più 0,5, quindi 50 centesimi, per ogni episodio della serie TV. Considerando che Carlotta è un amante delle serie TV e mediamente guarda 50 episodi serie TV al mese, ma riesce a guardare anche 7 film, guarda 7 film e 4 documentari. Qual è il contratto più conveniente? Questa è una domanda utile in generale per la vita, oltre che per i quiz. Allora, intanto le risposte D ed E, diciamo così, sarebbe strano se fossero corrette, nel senso che significa proprio che spende lo stesso con B e C e con A e C. Diciamo, a naso direi che non possono essere queste. Quindi andiamo a vedere quali dei tre contratti è più conveniente. Allora, se lei facesse il contratto A, quanto spenderebbe in un mese? Spenderebbe 38 di fisso, perché è 38 euro al mese. Poi lei guarda, quello che sarebbe da pagare in più sarebbero i film. Siccome ogni film costa 1 euro, lei dovrebbe pagare anche 7 euro, e quindi ottenendo 45. Se lei prendesse il piano B, spenderebbe fisso 43 euro, però dovrebbe pagare ogni documentario. Ogni documentario, ma lei documentari ne guarda 4, quindi significa 0,75 per 4, che sarebbe 3 euro. Quindi 43 più 3 uguale 46. Se prendesse il contratto C, pagherebbe 30 euro più ogni serie TV, se ne guarda 50 al mese, però probabilmente non si sta preparando per i test, Carlotta. Se paga 50 centesimi per ogni episodio e ne guarda 50, vuol dire che spende 25 euro. E quindi arriviamo a un totale di 55. Quindi qual è il contratto più conveniente? Ovviamente convenienza vuol dire pagare meno, quindi il contratto più conveniente è il contratto A. Questo cosa ci insegna, a prescindere per i test per la vita, che nonostante apparentemente il contratto C sembri quello più conveniente, perché 30 euro al mese, bisogna vedere cosa c'è in aggiunta. Cioè, se le serie TV costano
Tra l'altro le serie TV, vedete, costano anche meno sia dei film sia dei documentari, però lei se ne guarda 50 al mese. Quindi, nonostante il contratto o abbia un tasso mensile, un prezzo mensile più basso degli altri, e nonostante la cosa in più da pagare costi meno, comunque di quella cosa lei se ne prende 50, quindi alla fine queste cose si compensano e lei arriverebbe a spendere di più. Addirittura il contratto C è peggio del B, che è sempre il più caro perché è 43 euro al mese. In realtà, diciamo che la risposta è A e B. Ovviamente per il quiz è la risposta corretta, però se la differenza è di 1 euro non è una differenza così grande. Però vedete che rispetto agli altri c'è una differenza di 9-10 euro. Quindi c'è da stare attenti un po' con i contratti che ci vengono proposti. Questo consiglio generale. Andiamo all'altro quiz di Medi.Cina. Allora, Marta, se non ci sono domande ovviamente fatele, se ci siete anche, vedo che c'è un po' di seguito, quindi se ci siete scrivete se vi è chiaro, se ci sono domande, se ci siete ancora. Ok, andiamo quindi al prossimo esercizio. Il prossimo esercizio dice: Marta e Laura sono due care amiche che non si vedono da molto tempo. Scesa dal treno in stazione, Marta vede Laura in lontananza e incomincia a correre verso di lei con una velocità pari a 2 metri al secondo. Dopo 2 secondi, Laura se ne accorge e le corre incontro con una velocità di 5 metri al secondo. Dopo aver corso per 8 secondi, Marta riesce a riabbracciare la sua amica. Quanto erano lontane all'inizio? 56, 46, 36, 58, 50 metri. Allora, facciamo un disegnino. Quindi all'inizio Marta e Laura sono messe in queste posizioni e dobbiamo di nuovo scrivere le leggi orarie. Quindi ripetiamo che è la legge oraria del moto rettilineo uniforme, perché questo loro vanno a velocità costante, entrambe tra l'altro vanno a velocità costante v uguale a 2 metri al secondo, quindi v uguale a 2 metri al secondo per entrambe. Vi ricordo che la velocità, quindi la legge oraria che abbiamo visto prima, dice che S è uguale ad S0 più V per T meno T0, dove S0 è la posizione iniziale e T0 è l'istante iniziale. Quindi scriviamo le due leggi orarie. Allora, la legge oraria di Marta è facile, perché Marta, diciamo, fissiamo l'origine degli assi come prima, così, quindi questo è lo 0, diventa positivo andando verso destra. Quindi questo è l'asse S. La legge oraria di Marta è che all'inizio lei è nel punto 0 più la sua velocità, che è 2, per t, l'istante iniziale t0, fissato a 0. Quindi questa è la sua legge oraria, 2t. La legge oraria di Laura, invece, c'è da fare attenzione a due cose. Allora, intanto noi non sappiamo la distanza iniziale, anzi è quello che vogliamo scoprire. Quindi possiamo chiamare questa distanza, chiamiamola D. Quindi la legge oraria di Laura dice: qual è la sua posizione iniziale? La sua posizione iniziale sarebbe quanto è lontana dall'origine dell'asse che ho fissato. E in effetti lei è proprio lontana D, questa distanza che vogliamo sapere. Lei all'inizio è lontana D da Marta. Poi però lei si va avvicinando a Marta, quindi vuol dire che il suo moto è verso sinistra. Questo vuol dire che la velocità che dobbiamo scrivere nell'equazione prende un segno meno. Anzi, scusate, non vanno a velocità uguale. Laura va a una velocità di 5 metri al secondo, quindi questa era la velocità. Marta, e invece la velocità Laura è 5 metri al secondo. Quindi la velocità nella legge oraria di Laura dovrà avere un segno meno davanti. Questo segno meno che cosa rappresenta? Rappresenta il fatto che Marta va a destra, mentre il segno meno rappresenta che Laura va a sinistra. Quindi il segno indica dove stanno andando. Meno 5, e adesso vedete qua viene il bello che dicevo poco fa. Qua non ci va soltanto T, perché Laura parte
parte 8 secondi dopo. No, scusate, 2 secondi dopo. Quindi il suo T0 non è 0, perché lei non parte all'istante iniziale, lei parte dopo 2 secondi. Quindi l'istante iniziale di Laura è T-2. Ok. A questo punto, dopo, qua dice, dopo che sono passati 8 secondi, quindi vediamo dopo 8 secondi quanto valgono queste quantità. Allora, dopo, se mettiamo t uguale 8, abbiamo, qua otteniamo 16, mentre per t uguale 8, qua otteniamo d meno 5 per 8 meno 2. Cioè otteniamo D 8 meno 2, 6, D meno 30. Se dopo 8 secondi si abbracciano, vuol dire che dopo 8 secondi si sono incontrate. Quindi vuol dire che a T uguale 8, SM è uguale ad SL. Questo significa che si incontrano. Ovvero dobbiamo prendere le quantità che abbiamo trovato e porle uguali, cioè 16 uguale D meno 30 e quindi D uguale 46 metri. Ovvero la distanza che avevano all'inizio è di 46 metri. Anche qui, purtroppo, almeno io non vedo modi per escludere le altre risposte, c'è proprio da mettersi e scrivere le leggi orarie di queste due persone e andare a risolvere la. Bene, siamo in due adesso su Twitch, perfetto. C'è qualcuno che finalmente. No, finalmente, fate un po' come vi pare, però la sta vedendo. Ok, siamo di nuovo a uno. Sta vedendo anche su Twitch. Bene, questo esercizio spero che sia stato anche chiaro. Adesso facciamo un altro esercizio un po' diverso. Non so se questo ecco, forse era per un test di ingegneria. Quindi adesso andiamo a vedere. Qua l'opzione non era 0, in realtà qua dovevo correggere l'opzione che dava era 6. Ok. Allora, in questo esercizio dice, sono dati gli insiemi A, 1, 2, 3, senza, magari senza l'accento, la E, l'insieme B con elementi A, B, C, D, E. Quante sono le funzioni F da A e B, tale che F di 2 uguale a C? Allora, quante sono le funzioni da un insieme a un altro? È una cosa importante da sapere. Era 8. Samuel, in che senso era 8? Ah, forse Samuel è quello che mi ha chiesto la domanda di ingegneria, può essere? Non so se è così, fammi sapere. Tanto diciamo la risposta non è quella, però. Ok, scusate. Bene, allora, quante sono le funzioni da un insieme a un altro? Ok, perfetto. Mi ricordavo fosse 6, tanto non è quella la risposta, non importa. Però in realtà forse è meglio metterla perché 6 sarebbe proprio impossibile, sarebbe subito facile da escludere. Adesso vediamo perché. Mettiamoci 8 che è meglio. Allora, dicevo, sapere quante sono le funzioni da un insieme a un altro, sapendo quanti elementi hanno, è una cosa utile in generale. Quindi, diciamo, spiego subito, ti preoccupare, spiego subito perché, come si fa a calcolare. Allora, se noi abbiamo, intanto senza considerare il fatto che f di 2 è uguale a c, se noi abbiamo due insiemi A e B e indichiamo con in questo modo il numero di elementi di A e
e analogamente con questo simbolo indichiamo il numero di elementi di B, un po' come se fosse un valore assoluto, due sbarrette accanto. Allora, il numero di funzioni da A a B è uguale alla cardinalità di B, cioè quanti elementi ha B, elevato alla cardinalità di A. Ovviamente nel caso in cui A e B abbiano una cardinalità finita, cioè un numero finito di elementi. Quando ne hanno un numero infinito, si può dare pure un senso a queste espressioni, però per adesso concentriamoci sul caso in cui sia A sia B sono più piccoli di infinito. Perché questo è vero? Perché per definizione in una funzione cosa facciamo? Per ogni elemento di A devo assegnare un elemento di B, quindi significa che per ogni elemento di A quante scelte ho? Ho B scelte. Ho cardinalità di B scelte. Ma quanti elementi ho dentro A? Ne ho quant'è la cardinalità di A, quindi significa che per il primo elemento ho B scelte, per il secondo ne ho altre B scelte, per il terzo pure e così via, perché questa è solo una funzione, non è detto che sia iniettiva, suriettiva, stiamo parlando solo di funzione, e questo lo devo fare quante volte? Lo devo fare cardinalità di A volte. Ma un numero moltiplicato per se stesso un certo numero di volte è una potenza, quindi significa b elevato ad a. Adesso andiamo al nostro caso. Se f di c è uguale a 2 fissato, in realtà è come se c e 2 non ci fossero nell'esercizio. Quindi quello che dobbiamo trovare è, la domanda sarebbe, quante sono le funzioni tra questo insieme A' che possiamo chiamare 1, 3, in cui non c'è il 2, aspetta un attimo, ho scritto al contrario, sarebbe f di c, 2 uguale a c. La durata di questa diretta comincia veramente a essere lunga, quindi comincio a non connettere più neanche io. B' invece è A, B, D, E. Vedi, ho tolto 2 e c. A questo punto in realtà abbiamo finito, perché quante sono le funzioni tra a' e b'? Sono cardinalità di b' elevato a cardinalità di a', cioè 4 alla seconda, ovvero 16. Perché è come se 2c non ci fossero, perché già abbiamo fissato cosa fa la funzione su 2. Lo manda nell'elemento C, quindi possiamo anche toglierlo e ragionare su quello che rimane. Quindi questo era un po' come si doveva fare questo esercizio. La nozione utile è sapere quante appunto funzioni esistono tra due insiemi. A questo punto io procederei agli ultimi quiz, prima poi per poi affrontare, ne abbiamo gli ultimi tre. E poi affronto la domanda di Andrea. Allora, andiamo a questa domanda di Marco Livia, che credo si stia preparando per il test di medicina. Questo è un test che si trova appunto sui manuali che usate per studiare. Recita così: quindi, Michele e Nicolò corrono ogni mattina partendo alle ore 6, partendo dal solito incrocio, dato importante per l'esercizio. Michele corre lungo un percorso quadrato di lato 200 metri, Nicolò lungo un percorso quadrato di lato 400 metri. I due, viaggiando costantemente alla stessa velocità di 2 metri al secondo, percorrono assieme la prima parte per poi dividersi. Qual è il minimo intervallo di tempo dopo il quale i due potrebbero ritrovarsi per percorrere ancora un tratto insieme? Ah, ciao Samuel, grazie a te. Allora, come bisogna fare? Il ragionamento è questo. Michele, chiamiamolo con la M, percorre appunto un quadrato di 200 metri, mentre Nicolò ne ha uno più grande di 400. Però loro partono dallo stesso incrocio, cioè significa che la situazione è questa. C'è un quadratone, che è quello che percorre Nicolò, e qua ci sarà il quadrato che percorre Michele.
No, Michele, sì, giusto. Nicolò, invece questo è Michele. Questo lato è 200, mentre il lato grande è 400. E loro partono da qui. Quindi questo è il punto di partenza. Facciamo finta che il percorso sia in questo verso. Quindi vedete, partono insieme, poi a un certo punto Michele gira, mentre Nicolò continua ad andare avanti e continuano a camminare, a correre finché non si potrebbero rincontrare. Allora, è importante sapere quanto ci mettono a fare il giro. Allora, ovvero la domanda detta un po' in termini più fisici, qual è il periodo del percorso per ognuno di loro? Allora, il periodo T grande di Michele sarebbe dato da che cosa? Siccome è un tempo, dobbiamo fare lo spazio percorso da Michele diviso la sua velocità. Quindi spazio del percorso diviso la sua velocità. Quindi velocità Michele. Lo spazio percorso da Michele sarà 4 volte 200 metri, perché è un quadrato di lato 200. Diviso la sua velocità. La velocità di Michele è 2 metri al secondo e quindi otteniamo che per fare un giro Michele ci mette 400 secondi. Mentre Nicolò cosa fa? Fa 4 volte il lato che è 400 metri diviso la stessa velocità e quindi otteniamo 800 secondi. Siccome i perimetri, se raddoppiamo il lato del quadrato, il perimetro raddoppia, è normale che anche i periodi siano uno il doppio dell'altro. A questo punto, vedete, cerchiamo di capire quando è che potrebbero rincontrarsi. Allora, per fare questo, quello che dobbiamo fare è calcolare, vedete, in 400 secondi Michele fa un giro, mentre Nicolò ce ne mette 800. Quindi si rincontreranno nel punto di partenza quando si deve calcolare il minimo comune multiplo fra 800, scusate, 800 e 400, che è ovviamente 800 secondi, e questo sarà quando? Sarà quando Michele avrà fatto due giri e Nicolò ne avrà fatto uno. Sarà il primo giro di Nicolò corrisponde a due giri di Michele. Questo sarà però il momento in cui loro si rincontreranno nel punto di partenza. Ok, quindi adesso lo calcoliamo in minuti, per scriverlo un attimo in minuti. Quindi se lo vogliamo scrivere in minuti, 800 secondi dobbiamo dividere per 60, quindi 800 diviso 60 significa 40 terzi, che posso scrivere come 39 terzi più un terzo, ovvero 13 minuti più un terzo di un minuto che sarebbero 20 secondi, quindi è 20 secondi. Quindi scriviamolo che 13 minuti e 20 secondi è il tempo tra inizio è l'istante in cui ripassano entrambe da P, dal punto di partenza P. Però, i due si rincontrano ovviamente prima, perché questo pezzo di lato qua lo faranno insieme. Quindi devo andare a togliere a questo tempo il tempo che loro già percorreranno qui insieme, perché in realtà loro non si incontrano nel punto P, ma si incontreranno prima, si incontreranno, chiamiamolo, a questo punto Q. Quindi quello che devo fare è andare a togliere il tempo che ci vuole a percorrere questo tratto. Quindi il tempo che ci vuole per percorrere questo tratto sarà, chiamiamolo T, sarà lo spazio, quindi 200, diviso la velocità, cioè 100 secondi. Quindi, per ricapitolare,
Loro ci metteranno, vedete, l'ho tradotto in minuti, però potevo lasciarlo anche in secondi, quindi ci metteranno 800 secondi per Michele fare due giri e tornare al punto di partenza e Nicolò invece fare un giro. Però il tratto in verde lo faranno già insieme. Quindi loro non si incontrano nel punto di partenza, ma si incontrano qui. Lo possiamo scrivere così è un po' più chiaro. Sì, incontrano qui, non qui. Quindi dobbiamo andare a togliere da questi 800 secondi i 100 secondi che passeranno insieme in quel tratto. Quindi dopo 700 secondi loro si vedranno. Adesso si tratta di trasformare 700 secondi in minuti. Quindi 700 diviso 60, questo si può scrivere come 70 su 6. Questo come 66 più 4 su 6 e quindi 11 minuti più 4 sesti di un minuto, che sarebbe 11 minuti più 2 terzi di un minuto, e quindi 11 minuti, 2 terzi di un minuto sarebbero 40 secondi. 2 minuti, 11 minuti e 40 secondi. Quindi il ragionamento è questo, che loro ci mettono 800 secondi per ritornare al punto di partenza, perché Michele fa due giri e Nicolò ne fa uno. Però loro si vedono prima, si vedono nel punto che è indicato in verde. Quindi il momento vero in cui si incontrano non sarà il punto di partenza, sarà prima. Quindi questo prima si deve ottenere togliendo il tempo che poi passeranno insieme nel tratto verde. Bene. Se non ci sono domande, credo che siamo quasi per concludere, sta risultando una diretta molto lunga, ma noi siamo qua per diciamo anche divertirci un po'. Allora, facciamo questo che è abbastanza veloce. Dice, tre autobus che partono da Roma, dov'è? Partono per la prima corsa di ogni giornata alla stazione Roma Termini alle 6. Il primo torna alla stazione ogni 30 minuti, il secondo ogni 45 e il terzo ogni 50. A che ora della giornata i tre autobus saranno tornati insieme per la prima volta alla stazione di Roma Termini? Allora, questo in realtà è molto semplice, anche se sembra un po' così, un testo un po' lungo, perché se il primo torna ogni 30 minuti, il secondo ogni 45 e il terzo ogni 50, chiedersi quale sarà la prima volta in cui saranno tornati insieme della giornata è come trovare un multiplo di questi intervalli di tempo che è comune a tutti, quindi un multiplo comune, però deve essere la prima volta, quindi deve essere il minimo comune multiplo. Quindi l'esercizio si risolve in un attimo calcolando il minimo comune multiplo di questi tre numeri, 30, 45 e 50. Questo ovviamente si può fare scomponendo i numeri se volete, quindi 30 è 5 per 6, quindi 2 per 3 per 5, 45 invece è 9 per 5, quindi 3 al quadrato per 5, 50 è 25 per 2, quindi 2 per 5 al quadrato. Il minimo comune multiplo si ottiene prendendo fattori comuni e non comuni con esponente più grande. 25 per 2, 50 per 9, 450 minuti. Quindi questa sarà la distanza di tempo dalle 6 del mattino in cui torneranno insieme per la prima volta. 450 minuti, quanto sono in ore? Dobbiamo fare 450 diviso 60, cioè 45 diviso 6, cioè 15 diviso 2, cioè 7 e mezzo, sono 7 ore e mezzo. Ma alle 6 del mattino più 7,5 ore, 6 e 7, 13, e mezz'ora, l'una e mezza. Quindi questo esercizio tutto strano, tu autobus e orari, in realtà è il minimo comune multiplo. Il ragionamento è questo. Questi intervalli di tempo devono a un certo punto combaciare, quindi devo ottenere un multiplo di tutti, però per essere la prima volta vuol dire che devo trovare il minimo comune multiplo. E questo è un po' come si fa questo esercizio.
Andiamo all'ultimo quiz e poi facciamo l'esercizio di Andrea e penso che poi ci possiamo salutare per oggi. Stiamo facendo proprio la prima volta che siamo su Twitch e facciamo una vera diretta di quelle lunghe, che teoricamente la gente si guarda per ore, ascoltando un po' quello che succede. Spero che ci sia qualcuno che possa ascoltare questa diretta e poi imparare qualcosa. Allora, l'ultimo esercizio, che in realtà è abbastanza, anche questo si fa abbastanza velocemente, è questo. Un segmento AF lungo 30L viene diviso in 5 parti dai punti B, C, D, E, in modo che BC sia il doppio di AB, CD sia il triplo, DE sia il quadruplo e F sia 5 volte AB. Costruite alternativamente da parti opposte rispetto al segmento AF le semicirconferenze di diametro AB, BC, CD, DE e F. Qual è la lunghezza della curva ottenuta dalle 5 semicirconferenze? Forse la parte più difficile dell'esercizio è fare il disegno. Allora, quindi il segmento totale è AF e poi tutti i segmentini dipendono dalla lunghezza di AB. Quindi io farei così, disegnerei AB, quindi AB, così. Poi BC deve essere il doppio. Poi CD è il triplo di AB, quindi 1, 2, un po' a occhio. DE è il quadruplo, quindi 1, 2, 3, 4. E poi EF è 5 volte AB. Facciamo un po' più lungo. Ok. Allora, invece di chiamarlo AB, diamogli un altro nome per comodità. Quindi AB io lo chiamerei X, così, una lettera a caso che non si usa mai in matematica. Quindi se A e B è x, questo significa che x, BC è 2 volte x, CD è 3 volte x, 4 volte x, 5 volte x. E sappiamo che tutto F è uguale a 30L. Questa L è un po' lì per confonderci, perché in realtà è come dire 30 volte una qualche lunghezza, 30 metri. Quindi, vedete, in tutte le risposte c'è questa L, quindi questa L non è che ha un grande peso. Io farei così, metterei L uguale 1 e ce ne freghiamo, quindi AF è uguale a 30. Quindi adesso cosa sappiamo? Dobbiamo trovare un po' quanto è questo x. Noi sappiamo che tutto il segmento è dato da AB più BC più CD più DE più EF, sarà uguale a tutto il segmento AF. Ma questa equazione significa x più 2x più 3x più 4x più 5x uguale 30. 1, 2, 3, 6, 10, 15, quindi 15x uguale 30, quindi x uguale 2, ovvero AB è lungo 2. Perfetto. Adesso il testo dice: costruite alternativamente da parti opposte rispetto al segmento AF le semicirconferenze. Quindi vuol dire fare questo: fare una semicirconferenza qui, una qui, una qui, una qui e una qui. Vedete, diventa sempre più grande anche perché il diametro è più grande. Allora vi ricordo che la lunghezza della circonferenza è 2 volte pi greco il raggio, quindi la circonferenza. La semicirconferenza, scriviamo semicirconferenza, sarà la metà, sarà pi greco r, però il nostro x, i nostri segmenti AB, BC e CD sono i diametri, quindi vuol dire che per calcolare questa semicirconferenza dovremmo fare pi greco diametro mezzi. Allora, andiamo a calcolare per esempio quant'è la semicirconferenza nel primo segmentino. Quindi io le chiamerei, diciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi la prima quanto sarà? Sarà pi greco, il diametro è 2, il diametro è 2 fratto 2. Quindi la prima mi dà pi greco. La seconda mi dà pi greco per il diametro che è 4, perché sarebbe 2x, quindi 4 mezzi, e quindi 2 pi greco. La terza mi
andiamo a guardare, sarebbe pi greco, il diametro che è 6 diviso 2, e quindi 3 pi greco, poi abbiamo la quarta e la quinta, che sono pi greco 8 mezzi, quindi 4 pi greco, scusate, qua non c'è il diviso, era un per, qua abbiamo pi greco per 10 mezzi, e quindi 5 pi greco. Queste sono le lunghezze delle 5 semicirconferenze, le dobbiamo sommare tutte, quindi dobbiamo fare pi greco più 2 pi greco più 3 pi greco più 4 pi greco più 5 pi greco. E come primo questo fa 15 pi greco. In tutto questo è come se ci fosse sempre stato un L che abbiamo messo quella 1, quindi in realtà qua spunterebbe una L alla fine. È che non l'abbiamo mai messo perché l'abbiamo scritto quella 1. Come vedete non importa in realtà perché semplicemente è come dire 30 metri, è come se fosse un po' un'unità di misura. La risposta esatta dunque è la A. Bene, a questo punto io andrei a risolvere l'ultimo esercizio che mi chiedeva Andrea. E quindi andiamo nel suo messaggio. Perfetto. Allora, l'esercizio di Andrea dice: determinare per quali valori di K. Questo in realtà è anche una domanda che ho visto qualche volta in esercitazione per i test, quindi è una domanda che può essere utile anche per chi fa il test, domande cose col parametro, quindi per quali valori, quindi determinare per quali valori di K l'equazione x quadro meno 2 per k meno 1x meno k più 3 uguale 0 ha due soluzioni reali distinte e concordi. Ha due soluzioni reali distinte e concordi. Allora, per questo esercizio serve una cosa che si chiama regola di Cartesio, che andiamo a ripassare. Allora, vediamo un attimo. Quindi, intanto sul fatto che siano reali e distinte, questo vuol dire che... Allora, sulla regola di Cartesio è un discorso sulle permanenze o meno dei segni. Ok. Bene. Ok, allora, sulla regola di Cartesio ci torniamo. Quindi, reali e distinte vuol dire che il delta deve essere maggiore di 0. Quindi andiamo a calcolare il delta. Il delta è b quadro meno 4 a per c. E c sarebbe meno k più 3. Quindi otteniamo 4k quadro meno 2k più 1 più 4k meno 12. E quindi 4k quadro meno 8k più 4 più 4k meno 12. E quindi 4k quadro meno 4k, 4 meno 12 fa
meno 8. Quindi vuol dire delta maggiore di 0 significa prendere questa espressione e porla maggiore di 0. Possiamo dividere per 4 e quindi k quadro meno k meno 2 maggiore o uguale a 0. Questa è la prima condizione. Poi la regola di Cartesio dice che se noi abbiamo una equazione di secondo grado, quindi ax quadro più bx più c uguale a 0, allora se due coefficienti hanno lo stesso segno, quindi coefficienti di seguito, se hanno lo stesso segno, lo chiamiamo una permanenza. Se hanno segno opposto, è una variazione. Allora, la regola di Cartesio dice che, regola Cartesio, dice che se abbiamo una permanenza, allora abbiamo una soluzione negativa. Se abbiamo una variazione, allora abbiamo una soluzione positiva. Quindi, siccome questo esercizio vuole soluzioni concordi, vuol dire che le vuole o entrambe negative o entrambe positive. Quindi vuole o due permanenze o due variazioni. Oppure un'altra cosa che potremmo fare, invece di usare la regola di Cartesio, potrebbe essere questa. Potremmo trovare le soluzioni e metterle maggiori di 0. Quindi possiamo fare così, diamo un'indicazione di come risolverlo. Quindi la condizione delta maggiore di 0 è k quadro meno k meno 2 maggiore di 0. Poi possiamo trovare le soluzioni. Me la copio di nuovo perché non la ricordo a memoria. Copia. Quindi le soluzioni sono, posso farlo col delta quarti, quindi sono x uguale, allora, meno sarebbe meno b mezzi, quindi k meno 1, più meno radice di delta quarti, che è questo qui, quindi radice di k quadro meno k meno 2. Allora, vedete, vi do soltanto un'indicazione per risolverlo, perché stiamo facendo durare questa diretta un po' troppo. Quindi le condizioni sono questa, e poi entrambe le soluzioni, k meno 2, devono essere maggiori di 0. K quadro meno k meno 2 maggiori di 0. Bisogna prendere questo sistema e andarlo a risolvere. Quindi io diciamo chiuderei qua la diretta. Su questo esercizio vi ho dato soltanto un'indicazione perché insomma un po' è risultato un po' lunghetto il tutto, stiamo quasi sfiorando le 2 ore. Insomma, ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno seguito. Vi ricordo che da adesso siamo anche su Twitch, quindi andate a seguirmi anche su Twitch, su Instagram, su YouTube. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, per chi mi sta ancora ascoltando. Quindi, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividetelo. Fate sapere ai vostri compagni, colleghi, amici di questo canale in cui appunto si affrontano i vostri esercizi. Se vi va, sponsorizzatelo anche su Instagram con le vostre storie, raccontando un po', di questo progetto. Se non ci sono altre domande, io chiuderei qua. Come vi dico sempre alla fine di tutte le dirette, buona matematica a tutti. E ci vediamo la prossima volta.